Io ho detto un'idea, una proposta. Qual è questa idea? La posso dire? Sì. Diamo via la Sardegna. Ma... Io ho detto, vendiamo la Sardegna. Ma come? Vendiamo... Scusi. Siamo 48 ore di previso, la popolazione è stata venduta ai tedeschi e non c'è problema. Ma come? Ma non è un'idea folle? Ma com'è? Una follia? Ma come? Sì, ma non è una... Guarda che se ti dico vendiamo la Sardegna, Dandini, vuol dire che è un compratore. Non è che dico così. Forse è stata la battuta di Corrado Guzzanti nella sua imitazione di Tremonti a ispirare i promotori cagliaritani di questo scherzo diventato quasi serio. La proposta di annettere la Sardegna alla Svizzera, staccarla dall'Italia e farne un cantone marittimo autonomo. Il sillogismo dei proponenti è a suo modo inoppugnabile. La Sardegna dall'appartenenza all'Italia non avrebbe avuto niente a giudicare dalla terribile crisi che oggi soffre. Allora perché non affiliarsi a un paese ricco che non ha uno sbocco sul mare che potrebbe essere interessato al paradiso naturalistico sardo? Il fatto è che il gruppo Facebook Canton Marittimo, con tanto di quattro mori in salsa elvetica, ha sommato 11.000 adesioni, la stampa ha cominciato a parlarne e anche la televisione della Svizzera italiana è sbarcata a Cagliari a intervistare il dentista e il concessionario che hanno avuto l'idea. Qualcuno si è perfino cimentato a fare un calcolo del prezzo del passaggio, 90 miliardi, una cifra modica ma che, insistono nel gruppo, farebbe bene alle casse italiane in crisi e alla Sardegna pronta a diventare paradiso fiscale, oltre che naturale. L'indipendentismo nell'isola è una cosa seria, anche se abbastanza complicata. 14 diverse liste tra indipendentiste e sovraniste nelle ultime elezioni, sparse in tutto l'arco politico. Questa secessione svendita, invece, sembra più un modo abbastanza sardonico, appunto, di esprimere tristezza e disillusione per una fase di crisi devastante, disoccupazione giovanile, nuova emigrazione. Tanto vale, appunto, emigrare tutti insieme, con regione e tutto, e adattarsi a mangiare pane carasau e cioccolato.